Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, davanti a Ponzio Pilato, nella sua passione, scrive San Paolo, Gesù Cristo ha dato la sua bella testimonianza. Ci domandiamo testimonianza di che? Non della verità della sua vita e della sua causa. Molti sono morti e muoiono ancora oggi per una causa sbagliata, credendo che sia giusta. La risurrezione, essa sì che testimonia la verità di Cristo. Dio ha dato a tutti prova sicura su Gesù, dice Paolo davanti all'Areopago di Atene, risuscitandolo dai morti. La morte non testimonia la verità, ma l'amore di Cristo. Di tale amore essa costituisce anzi la prova suprema. Nessuno ha un amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Si potrebbe, a dire la verità, obiettare che c'è un amore più grande che dare la vita per i propri amici. Ed è dare la vita per i propri nemici. Ma questo è precisamente quello che Gesù ha fatto. Cristo morì per gli empi, scrive l'Apostolo nella lettera ai Romani. Astendo qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ci ha amati quando eravamo nemici, dice Agostino, per poterci rendere amici. Una certa unilaterale teologia della croce può farci dimenticare facilmente l'essenziale. La croce non è solo giudizio di Dio sul mondo, o confutazione della sua sapienza e rivelazione del suo peccato. Non è il no di Dio al mondo, ma il suo supremo sì d'amore al mondo. L'ingiustizia e il male come realtà, scrive il Santo Padre nel suo ultimo libro su Gesù, non può semplicemente essere ignorato, lasciato stare. Deve essere smaltito, vinto. Questa è la vera misericordia. E che ora, poiché gli uomini non ne sono in grado, lo faccia Dio stesso questo? Questa è la bontà incondizionata di Dio. Ma come avere il coraggio, venerabili padri e fratelli, di parlare dell'amore di Dio? Mentre abbiamo davanti agli occhi tante sventure umane, come la catastrofe abbattutasi sul Giappone o le tragedie consumatisi in mare nelle ultime settimane, non parlarne allora dell'amore di Dio? Ma rimanere del tutto in silenzio sarebbe tradire la fede e ignorare il senso profondo del mistero che stiamo celebrando. C'è una verità da proclamare il Venerdì Santo soprattutto. Colui che contempliamo sulla croce è Dio in persona. Sì, è anche l'uomo Gesù di Nazareth, ma questi è una sola persona con il Figlio dell'Eterno Padre. Finché non si riconosce e non si prende sul serio il dogma di fede fondamentale dei cristiani, il primo definito dogmaticamente a Nicea nel 325, cioè che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Dio Lui stesso, della stessa sostanza del Padre. Finché non si riconosce questo, il dolore umano resterà senza risposta. Non si può dire: la domanda di Giobbe è rimasta inevasa. Non si può dire che neppure la fede cristiana ha una risposta da dare al dolore umano,
se in partenza si rifiuta la risposta che essa dice di avere? Cosa si fa per assicurare qualcuno che una certa bevanda non contiene veleno? La si beve prima di lui, davanti a lui. Così ha fatto Dio con gli uomini. Egli ha bevuto il calice amaro della passione. Non può essere dunque avvelenato il dolore umano. Non può essere solo negatività, perdita, assurdo, se Dio stesso ha scelto di assaporarlo. In fondo al calice ci deve essere una perla. Il nome della perla lo conosciamo. Risurrezione. Io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8. E ancora, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Se la corsa per la vita finisse qua giù, ci sarebbe davvero da disperarsi al pensiero di milioni e forse miliardi di esseri umani che partono svantaggiati, inchiodati dalla povertà e dal sottosviluppo al punto di partenza. E questo mentre alcuni pochi si concedono ogni lusso e non sanno come spendere le somme spropositate che guadagnano. Ma non è così, cioè la corsa non finisce qua giù. La morte non solo azzera le differenze, ma le rovescia. Morì il povero e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, parabola del ricco Epulone. Morì anche il ricco e fu sepolto nell'inferno. Non possiamo applicare in maniera semplicistica, lo sappiamo, questo schema alla realtà sociale, ma esso è lì ad ammonirci che la fede nella risurrezione non lascia nessuno tranquillo nel suo quieto vivere. Ci ricorda che la massima vivere e lasciar vivere non deve mai trasformarsi nella massima vivere e lasciar morire. La risposta della croce non è solo per noi cristiani, è per tutti, perché il Figlio di Dio è morto per tutti. C'è nel mistero della redenzione un aspetto oggettivo e un aspetto soggettivo. C'è il fatto in se stesso, l'evento che commemoriamo questa sera, e c'è la risposta di fede, la presa di coscienza di questo evento, del significato. Il primo, l'elemento oggettivo, l'evento, si estende al di là del secondo, cioè della presa di coscienza, della risposta di fede. Lo Spirito Santo, dice un testo del Vaticano II, in un modo noto a Dio, offre ad ogni uomo la possibilità di essere associato al mistero pasquale. Uno dei modi di essere associati al mistero pasquale è proprio la sofferenza. Soffrire, scriveva Giovanni Paolo II all'indomani dell'attentato e dopo la lunga degenza seguita ad esso, soffrire significa diventare particolarmente suscettibili, particolarmente sensibili all'opera delle forze salvifiche di Dio offerte all'umanità in Cristo. Come se la sofferenza stabilisse tra la croce di Cristo e chi soffre un canale misterioso. Non chiamiamolo sacramento per non abusare di questa parola, ma qualcosa del genere. La sofferenza, ogni sofferenza, ma specialmente quella degli innocenti, mette in contatto in modo misterioso con la croce di Cristo. Dopo Gesù, quelli che hanno dato la loro bella testimonianza e che hanno bevuto il calice,
sono i martiri. I racconti della loro morte erano intitolati nei primi secoli Passio, Passione, come il racconto delle sofferenze di Gesù. Il mondo cristiano è tornato ad essere visitato dalla prova del martirio, che si credeva finita con la caduta dei regimi atei totalitari. Non possiamo passare sotto silenzio la loro testimonianza. I primi cristiani onoravano i loro martiri. Gli atti del loro martirio venivano letti e fatti circolare tra le chiese con immenso rispetto. Proprio oggi, Venerdì Santo del 2011, in un grande paese dell'Asia, i cristiani hanno pregato e marciato in silenzio per le vie per scongiurare la minaccia di morte che incombe su di loro. C'è una cosa che distingue gli atti autentici dei martiri da quelli leggendari scritti a tavolino dopo, in genere dopo la fine delle persecuzioni. Nei primi non c'è quasi traccia di polemica contro i persecutori. Tutta l'attenzione è concentrata sull'eroismo dei martiri, non sulla perversità dei giudici e dei carnefici. San Cipriano arrivò perfino a chiedere ai suoi di dare 20 monete d'oro a colui che gli doveva tagliare la testa. Erano discepoli di colui e sono discepoli di colui che morì dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Veramente, come dice ancora il Santo Padre in questo suo ultimo libro, il sangue di Cristo parla un'altra lingua rispetto a quello di Abele. Non chiede vendetta, punizione, ma è riconciliazione. Anche il mondo si inchina davanti ai testimoni moderni della fede. Si spiega così l'inatteso successo che in Francia ha avuto il film Uomini di Dio, o des hommes et de Dieu, che narra la vicenda dei 7 monaci cistercensi trucidati a Tibirine nel marzo del 1996. E come non rimanere ammirati dalle parole scritte nel suo testamento dall'uomo politico cattolico Shabazz Bhatti, ucciso per la sua fede il mese scorso. Il suo testamento è lasciato anche a noi, suoi fratelli di fede, e sarebbe ingratitudine lasciarlo cadere presto nell'oblio, dopo appena un mese. Mi sono state proposte, scriveva nel testamento, alte cariche al governo, e mi è stato chiesto di abbandonare la mia battaglia. Ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere e le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora in questo mio sforzo e in questa mia battaglia per aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del mio paese, Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Sembra di riascoltare Ignazio di Antiochia quando stava venendo a Roma per subire il martirio all'inizio del secondo secolo. Il silenzio delle vittime non giustifica però la colpevole indifferenza del mondo e dei poteri politici dinanzi alla loro morte. Perisce il giusto, lamentava già il profeta Isaia, e nessuno ci bada. I pii sono tolti di mezzo e nessuno ci fa caso. I martiri cristiani, l'abbiamo già detto, non sono i soli a soffrire e morire intorno a noi. Cosa possiamo offrire dunque a chi non crede
oltre la nostra certezza incrollabile di fede che c'è un riscatto per il dolore. Possiamo soffrire con chi soffre e piangere con chi piange. Prima di annunciare la risurrezione e la vita, davanti al lutto delle sorelle di Lazzaro, Gesù, è scritto, scoppiò in pianto. In questo momento soffrire e piangere in particolare per il popolo giapponese, reduce da una delle catastrofi naturali più immani della storia. E possiamo anche dire a questi nostri lontani fratelli dell'Oriente che siamo ammirati della loro dignità e dall'esempio di compostezza e di mutuo aiuto che hanno dato al mondo. La globalizzazione ha almeno questo effetto positivo. Il dolore di un popolo diventa il dolore di tutti, suscita la solidarietà di tutti. Ci dà occasione di scoprire che siamo una sola famiglia umana, legata nel bene e nel male. Ci aiuta a superare le barriere di razza, colore e religione. Dice un nostro poeta italiano, Giovanni Pascoli, uomini, pace, nella prona terra troppo è il mistero. Uomini, pace, nella prona terra troppo è il mistero. Dobbiamo però, venerabili padri e fratelli e sorelle, raccogliere anche l'insegnamento che c'è in eventi come questo. Terremoti, uragani e altre sciagure che colpiscono insieme colpevoli e innocenti non sono mai un castigo di Dio. Dire diversamente significherebbe offendere Dio e gli uomini. Sono però un ammonimento. In questo caso l'ammonimento a non illuderci che basteranno la scienza e la tecnica a salvarci. Se non sapremo imporci dei limiti, possono diventare proprio queste la minaccia più grave di tutte. Ci fu un terremoto anche al momento della morte di Cristo. Ce lo dice Matteo. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Ma ce ne fu un altro ancora più grande al momento della risurrezione. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. E così sarà sempre. A ogni terremoto di morte succederà un terremoto di risurrezione e di vita, perché Cristo è risorto. Qualcuno ha detto: ormai solo un Dio ci può salvare. Nur noch ein Gott kann uns retten. Abbiamo una garanzia noi cristiani certa che lo farà. Dio ha tanto amato il mondo da dare per esso il suo figlio unigenito. Questa è la garanzia. Un tempo l'arcobaleno era stato il segno dell'alleanza tra Dio e l'umanità. Ora esso è la croce ed è segno di un'alleanza nuova ed eterna. Prepariamoci perciò, venerabili padri, fratelli e sorelle, a cantare con rinnovata convinzione e con commossa gratitudine le parole della liturgia. Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit. Ecco il legno della croce da cui pendette la nostra salvezza. Venite, adoremus. Venite, adoriamo.